Con questo video inizio una nuova serie sul canale che prende il titolo de Le storie più belle dell'epopea di Alex Bertani. Insomma, che cosa raccontiamo in questo format nuovo? Racconteremo delle storie mo molto buone del Topolino che a partire dal numero 3279 o 80 sono comparse sul Topolino. Io proprio non si sa come ho iniziato a leggere il Topolino proprio da quel numero. In realtà per la questione del 3278, ma che era maratona, però beh, dettagli. Insomma, direi che sono entrato proprio nell'esatto momento in cui è entrato Alex Bertani in redazione. Quindi direi che ci siamo anche perfetti. La prima storia che propongo oggi come storia molto interessante è del 13 marzo 2019, guarda. Guardate, oggi è il 16, oggi è il 16 di marzo che sto registrando questo video. Beh, quindi abbastanza vecchio. Ed è sul numero 3303, tanto per cambiare il mio autobus, è proprio il K303 di Cremona. Beh. E la storia in questione è Paperoga e il mistero alla rovescia. Qui il Topolino era tutto diverso, c'era ancora il film del Top, c'era ancora la vecchia formazione del sommario. Insomma, Il mistero alla rovescia di Giulio D'Antona, si chiama così, non mi ricordo più, dovevo andare a vedere, e Libero Ermetti. Una delle prime storie, una delle poche storie di Libero Ermetti che avevo letto ai tempi. Avevo letto questa, storia del Vacanza del Mago, qualcosa del genere, che è più recente invece, e la storia del dadaismo, che è anche quella che porterò ovviamente. Abbiamo quindi Paperoga con un misterioso enigma riguardo al tempo. La storia è stata sottoscritta al contrario, praticamente. Non vi svelo anche neanche il motivo. Se avete ancora il numero, se avete il numero, andate a leggere, perché dal mio punto di vista è una storia che merita molto, molto. Insomma, è una storia poderosa, ricca di colpi di scena e disegnata da un grande disegnatore del Topolino. Quindi Paperoga sta iniziando una buona giornata, cioè questo è il primo episodio del Festival del Film o qualcosa del genere. Insomma, è una storia molto interessante che vede il Paperone con le sue monete, i suoi affari, Paperoga che combina pasticci, gli alieni forse, non c'entra niente più K, però vabbè, c'è tanto. Se avete questo topolino andatevelo a ripescare e leggetevi la storia del mistero alla rovescia. Altrimenti andatevelo direttamente a trovare in un digitale o andatelo a comprare da qualche parte, se trovate ancora la storia di questione era questa. E niente, per questo video è tutto, noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!